Laura Guidi e Claudio Becciolini, Le Bontà Giglio di Veroli, presentano La Brianza. Ecco Claudio già pronto all'opera con questo impasto di farina per teglia. Sì, esatto. Per pizza in teglia. Esatto, noi facciamo solo pizza in teglia, diciamo. Da voi tra l'altro le teglie sono quelle grandi, sono quelle vero grandi, Laura? Sì, sì. Qui che idratazione abbiamo? Del 60% esatto, all'incirca, sì, esatto. Vero? È un impasto fatto con lievito di birra? Un po' di lievito di birra, non troppo però. Quante ore abbiamo di lievitazione? 24 ore di lievitazione. Benissimo, quindi una pizza sicuramente digeribile. La Brianza. Esatto. Perché Brianza? Adesso abbiamo Claudio... deciso La Brianza proprio perché ci siamo ispirati, diciamo, alla zona e quindi abbiamo adoperato del radicchio, abbiamo adoperato delle cipolle addirittura caramellate. Quindi con che cosa iniziamo? Con il radicchio? Esatto. Così abbiamo modo di far vedere ai nostri telespettatori che sarà la base sulla quale poi andranno gli altri ingredienti che tu hai giustamente anticipato. Sì. Il radicchio è stato ovviamente preparato da voi, c'è esatto. stata una cottura precedente. Una cottura, sì, anche appassito, quindi appassito, poi sminuzzato, ecco, sì. Reso quasi una crema. In effetti, quasi, perché poi il radicchio rimane sempre consistente. Poi le bene. Cipolle. Queste sono delle cipolle caramellate, quindi stufate caramellate. Che daranno la nota dolce rispetto all'amarognolo del radicchio. Perfetto. Quindi abbiamo sì. il contrasto da cui nasce l'armonia del gusto di questa pizza. Esatto. Seguita da? Da una scamorza, perché anche la scamorza è tipica di su, quindi abbiamo deciso di mettere questi contrasti. È un omaggio alla Brianza. Esatto. Ovviamente abbiamo fior la mozzarella. Sì, fior di latte. Da mettere sopra e... il tipico speck. Quello dopo però. Quello dopo. Lo mettiamo dopo, ovviamente. Adesso mettiamo la mozzarella. Sennò in cottura non andrebbe bene. E la mandiamo direttamente in cottura. Il forno è pronto, Claudio, allora puoi tranquillamente metterla dentro e nel frattempo vedremo anche un po' di immagini relative al vostro locale. La Brianza può essere messa nel piatto in modo che la terminiamo con queste bellissime fette di speck. Speck. E poi un goccio di olio Evo. Un filo d'olio sopra Evo. Dunque, può essere servita dalla nostra Asia, allieva dell'Istituto di Istruzione Superiore San Benedetto di Cassino. Grazie.